nazionale. Buongiorno, mister Enrico Zabrone, Juventus TV. Recupera qualche giocatore per la gara di domani contro il Nantes? Domani, buongiorno a tutti, domani recupereremo Quadrado, che comunque non sarà al 100%, però sarà a disposizione. Bonucci sarà convocato soprattutto anche per farli riassaporare un po' e rientrare nel clima partita, nel clima squadra. Poi gli altri sono tutti disponibili, l'unico fuori è Pogba insieme a Caio. Buongiorno mister, sono Abdelmajid di Bein Sports. Che valore ha questa partita dopo tre vittorie consecutive? Innanzitutto domani inizia l'Europa League e quindi inizia il percorso europeo. Purtroppo siamo stati eliminati in Champions, però per noi l'Europa League diventa un obiettivo importante, perché potrebbe essere una porta di accesso alla prossima Champions League. E quindi abbiamo questo spareggio con Nantes andata e ritorno, per poi cercare di approdare agli ottavi di finale per cercare di arrivare in fondo. Star Nicola Balice, Corriere dello Sport e calciomercato.com. Dopo l'eliminazione ha detto che la rabbia di un girone del genere, appunto l'uscita anticipata, doveva restare fino a questo momento, fino all'ingresso in Europa League. L'ha vista nei suoi giocatori? Vede una Juve più motivata proprio per non essere riuscita a stare tra le prime 16 d'Europa? Grazie. Ma il fatto di essere usciti dal girone della Champions League purtroppo ci ha lasciato con la mano in bocca, molto arrabbiati. Domani inizia un percorso che è quello sempre europeo, ma dell'Europa League. Sappiamo che non è semplice, perché comunque giocare in Europa e vincere in Europa non è semplice. Le squadre francesi da affrontare sono sempre complicate, perché sono squadre fisiche. Il Nantes viene dalle ultime 10 partite dove ha perso solamente una volta con il Marsiglia, facendo 6 clean sheet, quindi hanno giocatori di velocità e di tecnica davanti. È un passaggio che si gioca sui 180 minuti. Domani bisogna cercare di mettere le basi per poter andare a Nantes con un buon vantaggio. Sport Italia. Le chiedo se quella di domani è la partita giusta per dare continuità al tridente, o, viste anche le caratteristiche della squadra avversaria, forse è meglio un centrocampista in più. Grazie. Ma non ho ancora deciso. Stamani abbiamo fatto allenamento, devo valutare più o meno quelli che devono recuperare un po' di energie. Comunque stiamo giocando una partita ogni 3 giorni, quindi c'è bisogno di tutti. Dovrò valutare tra la partita di domani e quella di domenica a Spezia chi fa giocare domani, chi fa giocare a Spezia. Buongiorno mister, Alberto Maro, Il Messaggero, Juventus News 24. Volevo chiederle se questa competizione, ed eventualmente vincerla, può pesare in qualche modo nelle sue scelte da qui a fine stagione sul suo futuro. Grazie. Io non è che la competizione dell'Europa League incide sulle scelte del mio futuro. Io credo che in questo momento qui siamo concentrati molto su quello che è il presente, come deve essere sempre, di partita in partita, fare un passettino alla volta. Questo non dobbiamo perdere assolutamente, perché deve essere la nostra forza qui alla fine, sia in campionato che in Europa League che in Coppa Italia. E bisogna lavorare, bisogna migliorare alcune cose, perché comunque la gestione della palla, come è successo domenica a Firenze con la Fiorentina, nel secondo tempo va fatta meglio, soprattutto nella prima parte del secondo tempo, e poi cercare di recuperare più punti possibile in campionato. Buongiorno, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Non hai paura che l'impegno a giovedì possa comunque toglierti energie anche per il campionato, oppure invece una competizione così diventa, cioè giocare comunque in Europa diventa uno stimolo in più invece? Ma l'ho detto ieri ai ragazzi, l'Europa ci dà la possibilità di riempire il calendario, perché altrimenti stare settimane intere senza giocare diventa noioso. Invece è più bello quando giochiamo domenica, giovedì o domenica, mercoledì. Domenica, mercoledì non possiamo più giocare, però domenica, giovedì possiamo giocare. Quindi bisogna, intanto la Coppa Italia l'abbiamo riempita andando in semifinale, ora bisogna essere bravi a riempire l'Europa League per cercare di giocare più partite possibili. Buongiorno mister, Filippo Consiglio del Corriere dello Sport. Le chiedo quanta voglia c'è di cancellare l'avventura in Champions, che non è andata
come immagino vi aspettavate. Grazie. Non è andata bene, siamo stati eliminati e quindi anche per me domani è un debutto, perché è la prima volta che faccio una partita di, cioè non è che gioco, però vado in panchina su una partita di Europa League, quindi a maggior ragione bisogna avere grande rispetto del Nantes, perché comunque noi la nostra forza è quella di lavorare ogni partita contro la squadra avversaria con grande rispetto, guadagnando centimetro dopo centimetro, sapendo che per vincere le partite bisogna essere squadra, e in questo momento i ragazzi lo stanno dimostrando. Domani è il primo round delle due e quindi bisogna affrontarlo nel massimo, col massimo impegno, col massimo rispetto, giocando una bella partita. Buongiorno, Alessandra D'Angiora, eSport. Volevo tornare un secondo su Pogba, di cui hai parlato all'inizio, che abbiamo visto questa mattina in allenamento. Come procede, visto che anche per lui si va un passettino per volta, e quante possibilità ci sono, per esempio, di vederlo nel secondo round di Europa League? E questo non so, andiamo tutti un passettino per volta, la squadra va un passettino per volta, Pogba va un passettino per volta, ora rientrerà Milik, che non ho detto prima, ma anche lui non è ancora recuperato, e quindi direi tutti bisogna fare un passettino alla volta. Speriamo di averlo il più presto possibile, stamani ha fatto un allenamento con la squadra ma è ancora indietro, però Pogba va valutato giorno dopo giorno. Salve mister, Odenino La Stampa, buongiorno. No, io volevo chiederle, a proposito del debutto in Europa League, effettivamente lei sempre ha giocato, buon per lei, ovviamente in Champions, 102 panchine, se non ho fatto male i conti. Come affronta questa competizione? E tornando alla domanda della collega, effettivamente molti allenatori nel passato hanno denunciato che giocare il giovedì comporta dei problemi di gestione delle risorse, può avere dei problemi, dei contraccolpi. Quindi come si affronta anche questa situazione? Grazie. È come quando a volte giochi in Champions e giochi mercoledì e sabato, quindi sicuramente giocare giovedì e domenica sono due giorni ravvicinati, però ora stiamo recuperando tutti, abbiamo una rosa importante che mi permetterà di fare dei cambi durante le partite, fortunatamente 5 cambi mi daranno una mano se li indovino, quindi su questo bisogna lavorare, inutile stare a dire, a lamentarsi giovedì, domenica, si gioca giovedì e la domenica, poi ogni tanto speriamo di giocare lunedì, comunque noi giochiamo quando ce lo dicono. Gianni Balzarini, Mediaset, nell'ultimo periodo ti abbiamo visto discutere con un tifoso, lanciare appelli alla gente, esultare come se tu avessi segnato, per esempio, contro l'Atalanta quando ha segnato Danilo, cosa che prima non facevi. Cosa ti è successo in quest'ultimo periodo? Ti senti anche per questa situazione diverso, più dentro nei colori della Juve? Ti senti un condottiero di questa società, di questa squadra? Ma io non sono un condottiero, sono un allenatore. Alla base di tutto c'è sempre la società che è forte e che è la base di tutti noi. Detto questo, poi ci sono momenti e momenti, non è che anch'io sono umano, non è che sono di ferro, ormai ci sono dei momenti in cui ci vanno fatte le cose, dei momenti in cui non vanno fatte, perché sono momenti diversi. In questo momento credo che la compattezza debba fare la differenza, perché non scordatevi comunque che a una squadra che gli vengono tolti 15 punti dalla sera alla mattina c'è un po' di scombussolamento, e quindi devi andare a trovare delle situazioni per far sì che tutti ci ricompattiamo velocemente, perché non abbiamo tempo da perdere. Infatti abbiamo perso con Monza in casa e lì sicuramente è stata un'altra mazzata dopo la bella reazione che avevamo avuto con l'Atalanta. Ora diciamo ci siamo riassestati e dobbiamo andare avanti con un passettino alla volta. Da domani bisogna far bene, cercare di vincere, per poi preparare al meglio la partita di Spezia, che sarà un'altra partita difficile e complicata. Sergio Baldini, Tutto Sport, buongiorno mister. A proposito dell'Europa League, importante anche per riempire il calendario, quanto è importante per riempire proprio anche la testa dei giocatori evitare di starsi a chiedere se ci ridaranno questi 15 punti oppure no alla prossima inchiesta, avere
un avversario europeo a cui pensare, quanto conta per stare concentrati sul campo? L'Europa League conta perché quando più partite c'hai è meglio, meno ti alleni e più siamo impegnati a livello mentale. Poi noi facciamo questo lavoro per le sfide e quindi per giocare le partite importanti, non per allenarci. Sì, l'allenamento è importante per preparare le partite, ma dopo si gioca, bisogna essere abituati a giocare le grandi sfide per vincere, che nell'allenamento le sfide ci sono. Quindi non, per quanto riguarda sul meno 15 ormai è una roba passata, non ci stiamo più a pensare, anche perché la squadra è stata brava e deve continuare a essere così, perché dobbiamo salire un gradino alla volta. Ora abbiamo tre squadre, una a pari merito con noi, due davanti, per cercare di raggiungere nel più breve tempo possibile. Detto questo, però, ora la squadra ha capito, dopo un attimino di scombussolamento, credo che anche quello sia umano, che bisogna avere un obiettivo, come ho detto tante volte, lì delle squadre che sono a pari merito e quelle sopra. Dall'altra parte la certezza è che la squadra ha fatto 44 punti, che è un altro dato oggettivo, che non è, poi le altre cose non riguardano noi bisogna riguardare quello che succede in campo. Mister Giorgio Musso di calciomercato.it, le chiedo quanto manca ancora a Federico Chiesa per essere al massimo della condizione, sia a livello di testa che a livello fisico. Grazie. Federico, già il fatto che abbia recuperato bene dopo la partita di domenica vuol dire che è un segnale che sta anche fisicamente assorbendo meglio le partite che gioca. Ciao Antonio Paolino, Radio Bianconera. Che competizione ti aspetti nell'Europa League e soprattutto mettendo insieme campionato, Coppa Italia e Europa League, come le classificheresti o come invoglieresti la squadra, come stai invogliando la squadra ad affrontarle queste competizioni? Ma non è questione di affrontare, è questione di affrontare partita dopo partita, perché nel calcio quando sei alla Juventus devi cercare di vincere tutte le partite o creare presupposti per vincere tutte le partite che giochi. Uno, perché dopo la partita abbiamo dei giorni, due o tre giorni per preparare l'altra, e quindi se vinciamo la viviamo meglio e siamo tutti più sereni. In campionato serve per vincere partita dopo partita per cercare di risalire la china. In Europa League bisogna vincere per andare avanti. Comunque la competizione europea, intanto domani ci sarà allo stadio pieno e questo è un bel segnale anche da parte dei tifosi, e quindi bisogna essere pronti e dare una bella risposta. La Coppa Italia siamo in semifinale con l'Inter, non so cosa succede, però è un altro obiettivo raggiunto. Salve mister, Michele De Blasis, oggi sportnotizie.it. A proposito dei tifosi, quale esperienza si aspetta domani dagli tifosi stessi, visto che c'è il sold out? Può essere veramente il dodicesimo uomo in campo? Grazie. Ma anche con la Fiorentina sono stati bravi, ma diciamo da quando ci sono stati tolti i 15 punti, diciamo anche i tifosi sono compattati e ci stanno aiutando molto, di questo sono molto contento. Ultima domanda, grazie. Bonjour coach David. Buongiorno, Filippo, West France. David Filippo, West France. Secondo lei siete i favoriti in queste due partite contro il Nantes, e secondo lei quali sono le forze principali della squadra avversaria? Non so se siamo favoriti in queste due partite contro il Nantes, so solamente che il Nantes è una buona squadra, vedendo gli ultimi risultati è una squadra solida, ha dei giocatori tecnici davanti. E soprattutto voglio fare un in bocca al lupo, e soprattutto più che in bocca al lupo voglio dare un grande abbraccio veramente al giocatore che ha perso il bambino a casa, che ha perso l'altro giorno, e quindi questo credo che sia la cosa più importante. Voglio dare un grosso abbraccio e soprattutto dispiace non averlo domani come avversario. E poi concludo, voglio fare un grosso in bocca al lupo alla Next Gen, che stasera gioca una partita
di semifinale Coppa Italia contro il Foggia di ritorno, sperando che raggiungano la finale. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a voi.